Ciao a tutti, come state? Volevo fare un saluto a tutti voi e alle vostre famiglie. Oggi sono qui per farvi vedere un video inerente all'attività di estetico maschile che facciamo tutti i martedì. L'attività è rivolta a tutti, tutti i maschi, ma anche a qualche femmina che vuole fare qualche cosa, ma soprattutto la categoria dei ragazzi che fanno l'attività di estetico. Oggi vi faccio vedere qualche cosa che facciamo di solito nella nostra attività. Dove la possiamo svolgere? La svolgiamo qua nel bagno, in questo caso il mio bagno di casa, ma potete svolgerla in qualsiasi posto dove c'è uno specchio, dove avete i vostri strumenti per farvi la barba, per lavarvi le mani, vanno bene, e comunque il lavandino. C'ho un decalogo su 10 cose da fare. La prima cosa innanzitutto è quella di lavarsi bene le mani, quindi con il sapone. Spalmo bene, lavoriamo bene le mani in questo modo. Poi apro l'acqua. Di solito la durata è di circa 60 secondi, 60 secondi per lavarsi le mani, per strofinarsi bene le mani. Una volta che le mani le ho lavate bene, me le asciugo e posso ripartire con un'altra attività. Cominciamo con il farci la barba. Due modalità. C'è il rasoio elettrico, che molti di voi hanno, oppure c'è una lametta, ok? Io nel mio caso uso un rasoio elettrico, che però è solo un accorciabarba. Lo metto sull'uno e poi inizio, con la barba. Mi raccomando, bisogna fare bene la basetta, quindi appiattire bene la basetta. E poi cercare di andare dappertutto guardandosi bene allo specchio. Al termine, e solo quando avete finito, spegnete, fermate il vostro rasoio elettrico e lo riponete qua vicino. Una volta che abbiamo finito la barba, bisogna lavarsi la faccia. Ricordatevi, e quando vi lavate la faccia non ve la dovete lavare col sapone, in questo caso è sufficiente solamente con l'acqua, ripassarsi bene la faccia solamente con l'acqua. Una volta terminata questa operazione, vi asciugate bene con l'asciugamano. Al termine c'è la possibilità di mettersi una crema per il viso. Ok, quindi ho una crema per il viso, la spalmo bene sulle dita e me la metto su tutto il viso in maniera molto uniforme. Un'altra cosa che posso fare, che facciamo nella nostra attività, è quella di mettersi il deodorante. In questo caso io ho un deodorante spray e quindi ci mettiamo il deodorante sotto le ascelle. Altra cosa molto importante, un'altra regola molto importante è lavare bene la superficie che abbiamo utilizzato. Quindi bisogna lavare tutto bene quello che abbiamo fatto finora, con una spugnetta oppure con le mani cercare di lavare bene il lavandino e la superficie che abbiamo sporcato. Perché è molto importante avere cura del proprio spazio, quindi dobbiamo lavare e eventualmente poi asciugare bene lo spazio utilizzato. Anche i materiali sono da lavare bene e da pulire bene, perché non ricordatevi che rimangono poi i peli, rimangono i peletti della barba o dei capelli se uno vuole accorciarsi i capelli, quindi anche in questo caso pulirlo bene e poi pulire bene anche il rasoio, se uno ha il rasoio, passarlo sotto l'acqua e poi asciugarlo prima di metterlo via. Ecco qua. Un'altra cosa molto importante che facciamo nella nostra attività è la crema per le mani. Quindi al termine, dopo essersi lavati ancora le mani, perché abbiamo utilizzato
i nostri strumenti, quindi un giro di sapone e ci laviamo bene le mani, asciughiamo bene, sempre con 60 secondi di tempo, e poi possiamo procedere con la crema per le mani. Crema per le mani, applicare un po' di crema, spalmare bene sul dorso delle mani, fino a completa asciugatura. Al termine, l'ultima operazione che siamo soliti utilizzare, per chi lo vuole, è una spruzzatina di profumo. Quindi al termine, una spruzzatina di profumo, perché anche se rimaniamo in casa, dobbiamo sentirci belli. Ecco, qui ho terminato la mia lezione di estetico maschile, vi saluto tutti.